nasce dalle azioni e dalle ideologie espresse. Quando un gruppo, un manipolo, un partito si riconoscono in sovvertimento delle istituzioni democratiche, sovvertimento della Costituzione, razzismo, aggressione, violenza, genocidio, ingiustizia, predominio, brutalità, tirannia, prevaricazione, abuso, corruzione, vessazione. Non è logico pretendere di ascoltare le loro urla, che non esprimono certo un disagio sociale, ma un turpe disegno di predominio razzista. Non è assolutamente ammissibile, ma neppure pensabile, lasciare uno spazio o anche solo uno spiraglio di ascolto. Lo chiedono i milioni di morti, vittime dell'insensatezza, della barbarie e della follia nazifascista. Anche il solo considerare di poter dare la possibilità di esprimere il loro vomito pone chi promuove l'iniziativa ad un assurdo livello di familiarità. O si è totalmente ignoranti o si è fintamente tonti, e il disegno delinea la provocazione. Bravo, bravo. È da qualche tempo che seguiamo prima con attenzione, poi con sgomento i riguzziti nazifascisti, nati in questi ultimi anni grazie alla deriva economica che attanaglia i paesi occidentali. Come pacifisti e democratici, noi desideriamo trasmettere i valori condivisi della maggioranza dei popoli che sentono di appartenere al consesso umano. Pace, benessere, prosperità, uguaglianza, fraternità, partecipazione e sostegno. È doveroso ricordare che tra breve, dopo quasi 100 anni, cadrà la ricorrenza dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Le sue ceneri mai spente, con i milioni di morti e un'intera generazione di vite umane spezzate, immolate nelle trincee della visione borghese classista della rivoluzione industriale. L'affermazione del predominio di una classe ancora troppo legata al sogno del neoribellismo promosse e conduce ancora oggi una delle lotte sociali più devastanti che si siano mai viste a memoria umana. I fascismi furono una deriva, la più pericolosa di quel periodo, con il ben più grave effetto della Seconda Guerra Mondiale. Lo sterminio programmato da Hitler nei suoi lager, occorre ricordarlo, non solo di israeliti, ma anche gay, disabili, neri, nomadi, oppositori del regime e dei soldati italiani. La guerra voluta da nazionalsocialisti e i fascisti poi, con i suoi milioni di vittime civili e altrettante di militari obbligati dalla leva in entrambi gli schieramenti. La successiva Repubblica di Salò con le atrocità nazifasciste, il barbaro sterminio di interi paesi, lo stupro e la successiva uccisione delle donne. Le gare di tiro al bersaglio su neonati vivi tirati in aria. I centri di tortura dove partigiani e anche comuni cittadini solo sospettati di antifascismo venivano spogliati, legati e fatti sbranare dai cani per il ludibrio di questi esseri esecrandi. Questa visione ottocentesca, superata, obsoleta, ma più vitale che mai, ancora non ha finito di mietere vittime. Per questo noi attivisti dell'ANPI raccogliamo l'eredità dei partigiani che ci hanno segnato la via, non violenti, democratici cercatori di pace, ma non per questo supini o passivi. Siamo pronti a non recedere di fronte a questi mostri obbrobriosi, obsoleti, passati, che ancora non comprendono di essere delle semplici pedine in un disegno più grande di loro. Noi siamo pacifisti combattenti, e non è una contraddizione in termini, perché la fiducia in noi stessi incrementa la nostra fede nei grandi valori dell'umanità e la certezza che questi valori dovranno prevalere e non potranno essere distrutti. Bravo!